Buonasera amici del Tomo Polveroso. Stasera i grilli qui intorno fanno da eco quelli che annunciano come sempre il nostro arrivo. E noi siamo particolarmente vivaci qui nel nostro studio, illuminato appena dalle luci viola, molto gradite dai nostri amici verdi che cercano di rubare la scena con la loro bellezza ai nostri libri che hanno così tanto da dire. E ovviamente mi fanno notare che è meglio chiarire, quando dico amici verdi non mi riferisco ai grilli, ma alle nostre piante. Ma dicevo, qui c'è un'aria particolarmente frizzante stanotte, e non solo perché in montagna a quest'ora fa un po' freschino, ma perché abbiamo appena ammirato la luminosissima cometa che percorre i nostri cieli in questo periodo. Io ho la fortuna di avere tra le tante passioni anche quella per l'astronomia, quindi dispongo da tanti anni di un telescopio che mi tiene spesso compagnia nella notte, che in questo caso mi facilita l'osservazione. Ma anche a occhio nudo, con un piccolo binocolo, vale sempre la pena di sbirciare il cielo. E in questo periodo, in qualche modo, anche di più. Lei, la cometa sorpresa di quest'anno, sorpresa perché in realtà è stata scoperta casualmente, quindi si tratta in qualche modo di un passaggio inaspettato. Questa cometa, dicevo, si chiama Swarm, o per gli amici C2020F8. Per vedere Swarm bisogna alzarsi in realtà un pochino prestino, intorno alle 4:30 del mattino, e guardare fra est e nord-est, e ricordarsi che a questa cometa piace volare basso, quindi la troviamo appena sopra l'orizzonte. Anche se va detto che c'è una buona notizia per chi al mattino non vuole alzarsi presto. Negli ultimi giorni, infatti, dagli ultimi giorni, è ormai possibile vedere la cometa anche nelle prime ore della serata, quindi fra le 21:30 e le 22, sempre ricordandosi che vola basso, quindi sempre guardando in basso sull'orizzonte, ma stavolta girando lo sguardo a nord-ovest. E guardando le stelle, il pensiero ci mette davvero poco a correre verso miti e divinità di un tempo che appare lontano, forse. O forse, a quelli magari un pochino più strani di noi, fate voi, balena l'idea di uno spazio che sta di lato e ospita tutti quei personaggi che di tanto in tanto, ancora oggi, silenziosi, sbirciano verso questo piccolo puntino blu nell'universo e chissà, in un modo un pochino più anonimo, forse giocano ancora con noi. E in particolare, stasera noi qui dal Tomo Polveroso pensiamo a Lilith. Vero Frick? Parliamo di Lilith, buonasera a tutti i tomoascoltatori e buonasera a te, Apo. Sì, Lilith, come ben detto, una figura molto particolare, una figura che è collegata fra l'altro all'astronomia e anche in altri modi, visto che Lilith è la luna nera, cioè l'apogeo, in passato riconosciuto come l'apogeo della luna. Tra l'altro esiste anche una cometa, sempre di nome Lilith, anche se riferita a un'attrice. Lilith è una figura molto particolare, una figura che è sempre stata definita nemica dell'umanità, un demone. Molti si ricollegano a Nalilitu Sumera, ma Lilith, secondo una tradizione ebraica, era la prima moglie di Adamo, che non venne accettata da Adamo, ma venne scacciata perché creata anche lei dalla terra, e quindi essendo creata anche lei da Gea come Adamo, pretendeva di avere gli stessi diritti. In pratica la prima femminista della storia. E forse con questo in mente, con la figura di Lilith, della forte Lilith, della figura di una donna fortissima, Luca Enoch, autore e disegnatore di fumetti, ha creato Lilith,
La sua terza eroina, visto che aveva già creato Sprylitz, la graffittara, e Gea, la cacciatrice di demoni, la terza eroina di Luke Enoch, la seconda in casa Bonelli. Un personaggio molto forte, un personaggio stupendo, non c'è niente di meno da aspettarsi da Enoch. Una cronoviaggiatrice che, per salvare l'umanità, sarà costretta a viaggiare fra le varie epoche, uccidendo per debellare un male che nel futuro distruggerà l'umanità. Viaggiando fra queste epoche incontrerà personaggi storici di enorme riscontro. Per esempio incontrerà Achille dall'Iliade, incontrerà Ottaviano Augusto ai tempi di Roma, incontrerà Miyamoto Musashi, lo spadaccino poeta che nel Giappone feudale partecipava alla battaglia di Sekigahara, creatore del libro dei Tre Anelli. Libro ancora adesso utilizzato come motivazione per affinare la mente da molti yuppie di Wall Street. Un libro molto particolare, ma anche creatore di stupende poesie e creatore di una tecnica di combattimento a due spade che è tuttora riconosciuta come una delle tecniche particolari del Kendo. Ma ne parleremo magari più avanti di questo personaggio storico stupendo. Lilith non è un fumetto come gli altri. Lilith è uno stupendo fumetto che parla di viaggi nel tempo, di ucronie, un termine che magari pochi conoscono, sarebbe quando un piccolo dettaglio o una cosa particolare successa in una linea temporale altera quella linea, trasformando tutto il resto della storia, come nel romanzo La svastica sul sole di Philip K. Dick, in cui la storia è mutata perché invece che vincere gli alleati hanno vinto i nazisti. Quindi ci troveremo in un mondo non con una seconda guerra mondiale vinta dagli alleati e quindi con i nazisti eliminati, ma una terra in cui i nazisti e l'asse hanno conquistato il mondo, in cui l'America è suddivisa da una parte da una colonia dell'impero giapponese e dall'altra da una colonia del Reich, dove il Sud America è finito in mano ai nazisti. Cioè, un'ucronia è cosa sarebbe successo al mondo, uno specchio su una diversa realtà. Come tu hai detto bene, ci sono tante realtà diverse, ogni tanto sembra quasi che qualcosa faccia capolino. Sono come questi libri che trattano di ucronia, sono specchi che possono fare aprire la mente alle persone e vedere queste particolarità. Parlando di Lilith, oltre al fatto di essere una bellissima storia, ogni albo è stupendo. La cosa stupenda di questo albo è vedere la presa di coscienza del personaggio. Tra l'altro, il personaggio in realtà sarebbe Laika. Il suo nome non è Lilith, ma sarà il nome che le daranno come assassino, in accezione negativa, e che lei deciderà di portare con sé per tutti gli albi. Non è un personaggio piatto come può essere a volte un supereroe di un fumetto della Marvel. È un personaggio che nel numero di albi di questa miniserie dovrà fare una scelta. Partirà come un assassino che deve per forza eseguire il suo compito e pian piano
andando avanti nella storia, si troverà a affrontare un percorso di crescita che le darà modo di capire cosa è giusto e sbagliato e a portarla a fare una scelta. Ma non vi voglio raccontare come va a finire, semmai non c'è divertimento. Tra l'altro, nel romanzo, per me che sono negli albi, per me che sono una, come forse si è capito, un amante di Neil Gaiman, ma soprattutto del suo libro Storie del Nord, in cui ha raccontato, addolcendoli, i miti scandinavi, in uno degli albi si troverà in stretto contatto con i primi colonizzatori, diciamo così, fra molte virgolette, degli Stati Uniti. Sarà a stretto contatto con un personaggio particolare e avrà modo di entrare nella poetica delle genti del nord, negli Edda. E questo è uno degli albi che consiglio molto anche alle tomo ascoltatrici, perché è forse l'albo che io ricordo i fumetti dove abbia trovato una storia così toccante d'amore. Detto da me, che di solito rifuggo libri come Moccia, vi dicendo, sai quanto possa voler dire. Comunque adesso lascio la parola a te, Apo. Grazie Frick, che dire, decisamente d'accordo con te. Questo è un fumetto che personalmente ho davvero adorato, probabilmente anche perché segue quel percorso cronistico per cui io impazzisco, proprio perché accanita lettrice di Dick che tu stesso hai portato ad esempio. Ma questo del resto i nostri tomoascoltatori lo sanno bene. Infatti proprio alla svastica sul sole abbiamo dedicato la nostra recensione giusto un anno fa. Hai fatto appello a uno dei miei libri preferiti, insomma, insieme a tutta la produzione letteraria di Philip Dick, che lo ricordiamo in Italia è edito da Fanucci. Ma tornando alla tua Lilith, mi associo a te. È un fumetto assolutamente fantastico che consiglio a chiunque non lo abbia letto di andare a cercarlo e fare la conoscenza di questa donna forte e decisamente fuori dal comune, che come hai giustamente ricordato si chiama Laika. E forte e decisamente fuori dal comune è anche Lilith, la divinità che presta il proprio nome alla protagonista del fumetto di cui ci ha appena parlato Frick, che è senz'altro, tra le altre cose, senza tempo, universale e multiforme. Come ci racconta il professor Jacques Brel, che ha dedicato la propria vita all'analisi dell'impatto socioculturale dei miti. Così noi stasera ci rifacciamo alle sue pagine. Alle pagine del libro intitolato appunto Lilith, l'aspetto inquietante del femminile, edito da ECG per l'edizione del 2003 che tengo tra le mani proprio in questo momento, ma uscito per la prima volta con il titolo originale di Lilith ou la mer obscure d'Apollon, Parigi 1981. Testo che fin dalla prima riga dell'introduzione dà l'idea di un mondo e di un personaggio di una potenza appunto senza tempo. C'è scritto così: quando il libro di Isaia fa cenno al temuto nome di Lilith, forse l'autore sacro non sa di riferirsi a una tradizione multimillenaria, le cui origini si dissolvono nei tempi incerti delle remote epoche accadiche. Ecco, un personaggio del quale, mentre ne parliamo nella notte, ci pare quasi di avvertire la presenza, in un brivido freddo che corre lungo le nostre schiene, e che gode di un parentame, ci ricorda Brel, niente male.
tra cui troviamo molte divoratrici di bambini e o uomini e o partorienti perfino. Così Lilith sarebbe legata ad esempio ad arpie, medusa, scilla, sirene, sfinge, e questi sono solo alcuni dei nomi imparentati con Lilith che hanno contribuito ad inquietare i viaggi per terra, per mare e anche onirici degli uomini nel corso di molto molto tempo. Così la Lilith della lunghissima tradizione è appunto rapitrice e divoratrice di bambini, ma non disdegna di divorare anche uomini e partorienti, dicevamo. Utilizza il suo fascino e la seduzione per raggiungere i propri scopi. È una creatura della notte e dell'aria ed è anche nota per le sue promesse. Oscura e terrificante grande madre diabolica, incarnazione della sovranità femminile, della negatività, come madre alla rovescia e amante perversa, Lilith dimostra ancora benissimo i suoi 28 secoli di storia. E come ricordato da Frick, il nome Lilith riecheggia nella tradizione ebraica come prima moglie di Adamo nel mito della prima Eva, che risalirebbe appunto all'undicesimo secolo e precede l'episodio biblico della creazione di Eva dalla costola di Adamo. Nella Bibbia invece Lilith appare solo fugacemente, seppure in diversi testi, accomunati tutti dall'evocazione della trasgressione, della maledizione. Ma, ci ricorda Brill, Lilith è multiforme ed universale, dunque si muove attraverso il tempo e lo spazio sotto le sembianze di Melusina, Sfinge di Tebe, Regina di Saba e molte altre divinità. Ancora oggi incredibilmente presente in qualche modo, Lilith racchiude in sé, nel suo significato simbolico, tutta l'angoscia della civiltà contemporanea. Allora, che dire? Se non lo avete fatto ed avete curiosità di conoscere la storia e la strada percorsa dalla più arcaica delle divinità ambigue dell'area mediterranea, che incarna gli aspetti negativi e oscuri della grande dea, Lilith, l'aspetto inquietante del femminile di Jacques Brel, è il libro che fa per voi. E per gli amanti delle nuvolette, Lilith di Luca Enoch, in cui questo nome sovrascrive quello di Laika proprio a far appello alla sua accezione negativa, è un fumetto da non perdere assolutamente. Allora non mi resta che salutare Freak. E buonanotte a tutti quanti e alla prossima. E ricordarvi ancora una volta, anche domani come sempre, non dimenticate di indossare gli occhiali da sole affinché la luce del giorno non offuschi la vostra visione. Buona lettura e buonanotte dalla vostra Apu.